Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e benvenuti su Assassin's Creed Rebellion. Ci troviamo su mobile e questo è un free to play che potete scaricare gratuitamente dal Play Store. Ora, essendo un free to play, spero che non contenga la solita energia per poter andare avanti nei livelli e che sia magari abbastanza giocabile per l'appunto, e che se contenga l'energia magari sia per il farming. Io ora ancora non l'ho provato sto gioco, l'ho visto sul Play Store, ho detto ma sì, scarichiamolo e facciamoci un qualche episodio insieme qua su YouTube, vediamo un attimino se questo è un gioco da serie o meno. Beh, direi di iniziare. Il grande inquisitore Torquemada è vicino, potrebbe essere la mia unica occasione di scoprire i suoi piani. E onestamente, mi aspettavo un filmatino dalla Ubisoft. E invece si inizia così? Infatti mi ero mutato perché ho detto, vabbè, ci sarà un filmato, un qualcosa, una presentazione, invece nulla. Entra nella prossima stanza toccando il pulsante che raffigura una porta. Insomma, non è proprio una porta, però va bene. Entriamo. E c'è una percentuale 95% che sta a significare. Se la tocco mi dice qualcosa? Bazzo della fede. Ok. Cinque cariche. Azione speciale. Vedete, ci stanno pure le azioni speciali. Quindi immagino che sì, ci sia un'energia. Ora bisogna vedere se nel corso della storia ci sia. Cioè, questo credo che sia solamente un tutorial. Abbiamo un'energia totale? O buh? Non lo so. Comunque immagino di dover toccare nuovamente quest'icona per accedere alla prossima zona. E dobbiamo eliminarlo. Anche qua mi dice 95%. Io non capisco se è l'energia o se è la probabilità che succeda o il danno che facciamo. Non l'ho capito. Passiamo avanti. E ci arrampichiamo. È tutto 95% per il momento. E ci ha aumentato l'agilità. Quindi abbiamo anche dei punti skill. Forse. Lo scopriremo. Qua ci sarà un combattimento frontale, no? Dobbiamo arrampicarci? Sì. Ok. Ah, l'assassino dall'alto. Giusto, ci sta. Immagino ci sia anche il combattimento, no? Vabbè, procediamo. Sono altri assassini, c'era Ezio? Grande inquisitore, i nostri agenti si sono infiltrati alla corte del re e della regina. L'esercito e i nostri ordini. Ok, possiamo anche saltare tutto. Ora la confraternita è debole, non ha abbastanza membri per opporsi a me. Finalmente potrò sfruttare l'inquisizione per ottenere i manufatti. Il loro potere sarà mio. Ok. Ah, adesso abbiamo cambiato personaggio? No, aspetta, no, sono tutti e tre. Ezio Auditore della confraternita italiana, che cosa ti porta in Spagna? Io voglio, onestamente, Ezio. Cioè, se posso scegliere, voglio Ezio, attenzione. Ho seguito le azioni di Rodrigo Borgia, sta espandendo la sua influenza qui. Dice il vero... Ah, lei è Maria, ok. Dice il vero, sembra che il grande inquisitore e i suoi templari costituiscono una minaccia di eguali misura, ma ora silenzio, parleremo in un altro luogo più discreto. Con quali salti acrobatici? Missione compiuta. Ok, che dovevamo fare? Nulla, praticamente abbiamo ammazzato due tizi, abbiamo visto che cosa si dicevano, e nulla, missione compiuta, basta, ok. Passiamo avanti. Ecco, i caricamenti forse sono un tantino lunghi in questo gioco, eh? Sicuramente ve li schippo, perché sennò ci stiamo qua 20 anni solamente nel caricamento. Aquilar, non posso aiutarti subito a sventare i piani di Torquemada, ma ho un consiglio da darti. Costruisci e potenzia la tua confraternita, se vuoi avere una possibilità. Ma se la dobbiamo costruire innanzitutto, cioè partiamoci da questo, costruiamola, poi potenziarla è un altro discorso, no? Questa vecchia villa è ben nascosta, con un po' di lavoro potrà ospitare un esercito di esperti assassini della confraternita. Ok. Non temere, Ezio. Vabbè, no, mi metto a dire Ezio. Ezio, basta, abbreviamo, e che cos'è? Recluterò altri assassini e la farò pagare a Torquemada per ciò che sta facendo al popolo spagnolo. Io e Maria seguiremo le piste che porteranno a Borgia. Voi scoprite cosa ha intenzione di fare Torquemada con i manufatti che brama. Buona fortuna!
I codici servono ad addestrare nuovi membri della confraternita. Ora affrontiamo una missione standard. Ok. Non capisco se abbiamo delle energie, però abbiamo delle monete. Qua non mi dà ancora momentaneamente altre info, quindi vai, vai. Lo scopriremo. Scopriremo se ci sta un'energia, che cosa servono ste monete e quant'altro. Che poi, ora che ci penso, le monete probabilmente servono ad assumere, a reclutare altri assassini. Recupera il codice. Ok. Sì, abbiamo due assassini? Tarik, salva amico. Quella canaglia di Templare sembra un osso duro. Lascia che ci pensi io. Ok. Quindi possiamo anche selezionare? Perfetto, possiamo selezionare anche gli avversari. Ah, e ci sta pure il combattimento. Questo? Dobbiamo scegliere solamente attacca. Vai, attacca. Ah, ok, quindi ci sta anche un tipo di combattimento. Controlla un'abilità, tieni premuto per visualizzare la spiegazione. Tipo questo. Attacca il nemico con un colpo indebolente, rallentando i suoi movimenti e causando dolore, va bene. Mentre quest'altro sfera un attacco rapido, effetto immediato, vai questo. Attacco rapido, bellissimo, in testa, proprio in fronte a una bella spadata. Là sopra ce ne sta un altro. Salve a te amico, quel salto richiede una corta agilità, ora tocca a me. Ah, quindi abbiamo personaggi agili e personaggi che fanno più danno probabilmente. Ah, ok, allora aspetta un attimo. Quindi movimento, salta arrampicati per muoverti nell'ambiente. L'agilità influisce sulla probabilità di successo. Quindi sì, è la probabilità di successo questa. È una corsa acrobatica per sfruttare l'ambiente in modo strategico. L'agilità influisce sulla probabilità di successo. 5 cariche, forse lo possiamo utilizzare massimo 5 volte questo. E beh, sembra interessante però. Sembra interessante, vai. E poi possiamo fare anche l'assassino. Sì, vai, facciamo l'assassino. Bellissimo, no? Però allora è figo, eh? Attenzione perché è figo. Devo cambiare personaggio nuovamente? Che cos'è questo? La disciplina e l'addestramento dei guerrieri moreschi forniscono un grande vantaggio in battaglia. Effetto immediato, l'abilità non si ricarica, la cura dura fino alla fine della missione. Tipo io la uso adesso, mi cura un pochettino. Sì, mi ha curato un minimo. Va bene, ci sta. Ma qua non c'è nessun altro, quindi direi di passare. Invece ci stava qualcuno. Però è nascosto. Sì, infatti le cariche sono diminuite. Posso direttamente fare un assassino? Questo cos'è? Lancio di coltelli. Proviamo a combattere, sì, a posto di fare sempre assassino, proviamo a combattere, lancio un coltello, ok, così ci avviciniamo, e si inizia proprio a combattere in questo modo, ok, doppio colpo, assumi una posizione di combattimento per colpire il nemico 2 volte per ogni attacco, vai, fammi doppi colpi, si sta caricando una nuova skill, il lancio di coltelli, ok, vabbè, allora attacca, dovremmo fare doppio attacco, forse, non lo so. E beh, qua corri 72%, credo che sia sufficiente, no? Siamo su delle travi, non è che dobbiamo fare chissà cosa. E mi chiedo se ci sia anche qualche oggetto segreto nascosto nella mappa. Potrebbe starci, no? Qua forse dovevamo scegliere l'altro. Se io faccio così. Un assassino. Dai, è figo, è figo. Bellissimo. No, no, mi piace, mi sta piacendo un botto. Forse le meccaniche non sono propriamente quelle là alle quali siamo abituati, però è fatto abbastanza bene. Questi codici sono proprio quello che ci serve per addestrarci. Torniamo al nostro quartier generale. È finita la missione? Dobbiamo fare altro? Ah ok, missione con più stati. Che stanno a fare? Si sono impallati. Ok. Abbiamo ottenuto anche 3 stelle, quindi si ottengono anche le stelle nei livelli e immagino serviranno a qualcosa. Recupera il codice, quindi continua, ci dà dell'esperienza, delle monete, della legna, quindi abbiamo anche la possibilità di costruire, sì, costruire e migliorare le stanze. E poi
Una singola pagina del codice contenente una tecnica o un segreto utilizzabile da un eroe per diventare più forte. Serve per addestrare e far salire di livello un eroe. Ok, sono tipo delle pergamene che danno esperienza, credo, non lo so. Andiamo al quartier generale, dai. Il nuovo livello massimo dell'eroe è salito al 2 e abbiamo sbloccato la stanza d'addestramento. Immagino adesso che ci farà costruire questa stanza d'addestramento. Per usare le pagine del codice abbiamo costruito una stanza d'addestramento. Andiamoci subito. Ma veramente, cioè, nel senso, si è autosbloccata, nessuno l'ha costruita. Allora, guardandolo così sembra quasi molto Fallout. Però non lo so, magari qualcosina si riesce a fare. Ora immagino che ci sia anche un tempo. Spero che sia skippabile in qualche modo. Vai con la pagina e ci costa monete per addestrarlo. Vai. Tocca il pulsante salta per accelerare l'addestramento. Stavolta offriamo noi, infatti. Vabbè. Salta gratis su un paio di secondi. Che cosa vuoi saltare? Se era una cosa più lunga, ci stava. Fatto, fatto, ok. Quindi la parte tempistica momentaneamente l'addestramento, ma immagino che ci sarà anche altro. Adesso siamo più forti. Adesso che siamo più forti, proviamo ad affrontare una missione bottino per ottenere materiali per la creazione di armi e armature. Ok. Beh, io direi di farci tipo sto tutorial così velocemente e poi andiamo avanti, no? Missione bottino, la devo scegliere io? Io volevo scegliere la missione. Sì, ho capito. Gli scuoti. Facciamo gli scuoti, ok? Missione bottino, va bene, ci sta, ci sta. È obbligatoria, non possiamo scegliere noi eventualmente, almeno non per il momento siamo obbligati a scegliere questa. Abbiamo anche degli obiettivi giornalieri e dei traguardi, ma momentaneamente non possiamo fare nulla, quindi vai, andiamoci a completare anche sta missione bottino. Ruba delle risorse. Ah, ci fa vedere anche una presentazione della mappa? No, solamente una piccola parte. E siamo in tre stavolta, dobbiamo superare queste trappole templari. Dettagli per voi, ma per me un gioco da ragazzi. Ok, quindi ci stanno delle trappole, dobbiamo scegliere lui. Ah, quindi abbiamo anche delle probabilità che forse subiamo danni? Niente, non posso più scegliere gli altri. Va bene, andiamo. Le trappole sono queste, quindi io devo fare così per disinnescarle, forse. Infatti. E questo che sarebbe? Colpisci il nemico con un colpo feroce e potente. Vai, colpiscilo con un colpo feroce e potente. Gli ha dato una mazzata in fronte. Ah, quelle ricarica? Beh, vai d'attacco normale. Ok. Ci sono due strade di fronte a noi, una più insidiosa dell'altra. Scegliamo con cura l'eroe e la strada giusta. Beh, credo che siano fattibili entrambe, onestamente. Poi mi porteranno entrambe qua sotto, no? Agile spagnolo, livello 1, difficile. Allora io scenderei qua. Perché c'è quello là tosto. Quindi fare una cosa del genere. Media. Con lui riusciamo a distruggerli. Quindi se io vado qua con lui, teoricamente non dovrei avere problemi, no? Vai di questo, forza, un attacco rapido. Non gli ha fatto praticamente danno. Vai di questo, riduci la sua velocità. Però è tosto. E vai di attacco normale, vai, ok. Abbiamo eliminato uno, è come effettivamente negli Assassin's Creed, l'altro aspetta. Ti attaccano uno alla volta. Però sono tosti, sono abbastanza tosti da buttare giù. Abbiamo subito un bel po' di danni, ma poi abbiamo la cura, quindi non è un problema. Non possiamo curarci in battaglia, sembrerebbe. E mi chiedo se viene sconfitto che cosa accade. Guarda, curati, datti una curata, ok. E poi salgo su, però. Tipo con lui. Questa che fa? Ok, permettono a tutti i membri della squadra di ottenere una protezione superiore sacrificando rapidità di movimento. No, guardi, non mi interessa, però saliamo qua sopra e vai. Gli attacco bello possente, gli facciamo danno. Sì, preferisco eliminarli, anche perché immagino che ci sia un bottino extra se ammazziamo tutti, no? Delle stelle, se portiamo a completamento la missione. E poi magari andiamo con
Aguilar per il prossimo avversario. Andiamo con lui. Ah no, perché ci stanno le trappole da templare, allora andiamo con lui. Dobbiamo forzare. Ah, ci sta il baule. Ok. E ci ha dato 500 monete. Va bene. Andiamo con lui se riusciamo. No, perché ci sta una trappola. Questo livello ce lo dobbiamo fare con lui praticamente. Scendi qua. Vai così. Ok, abbiamo disarmato la trappola. E adesso andrei qua. Chiedo, ecco, come ha fatto a teletrasportarsi là dentro? Vai così e non ne possiamo fare più. Abbiamo finito. Quindi immagino che nemmeno convenga sta roba, onestamente. Però credo che siamo arrivati alla fine, quindi mandiamo lui. Vai. Fallo fuori con un attacco furtivo come solo tu sai fare. Vai così. Che poi stavolta me ne ha dati solamente 4? Forse hanno anche un tempo di ricarica, o forse sono giornalieri, no, non lo so. Ah, un deposito di scorte templari, ora appartengono alla confraternita. Ok, e che abbiamo droppato di interessante? Anche qua abbiamo ottenuto 3 stelle, ma immagino che sia abbastanza semplice all'inizio ottenere le 3 stelle, e abbiamo ottenuto un po' di legna, nulla di che onestamente, forse qualche monetina in più, ma poi per il resto mi sembra lo stesso di prima. E siamo saliti a livello 3, abbiamo sbloccato il fabbro e abbiamo ottenuto anche delle monete. Adesso usiamo i materiali per la creazione che abbiamo ottenuto nella missione bottino per creare un'arma. Ma siamo andati in giro a mani nude? Non credo, un'arma ce l'avevamo per forza, ho visto gente che dava mazzate. Vai. Sì, io sto cliccando lo slot dell'attività. Ah, ok, si è aperto, si è aperto. Creiamo una spada bastarda. Sì, direi di sì. Richiede 10 minuti, immagino che ce lo faccia skippare inizialmente, no? A lui? Mi sa di sì. Vai, crea. Ah, forse è lui che la sta andando a creare. E quindi ha diminuito la velocità. Va bene. Salta gratis. Momentaneamente ci sta a fare queste cose in maniera gratuita. E riscuoti. Abbiamo ottenuto una spada bastarda. Ora che abbiamo finito di creare un'arma, dobbiamo equipaggiarla. Quindi andiamo su eroi. E guardate quanti ce ne stanno. Ma ce ne stanno un botto, io voglio Ezio, voglio sbloccare Ezio, che credo sia uno dei più forti a sto punto, mi sembra, no? Sì, perché c'ha tipo lo sfondo dorato, quindi credo che sia uno dei migliori. E poi ci stanno forse assassini un pochettino più così, roba secondaria, e poi ci sta gente abbastanza scarsa da sbloccare. Però sono un bel po'. E sta laggando male. Ok, si è ripreso, si è ripreso. Va bene, dai. Abbiamo dato un'occhiata così veloce agli assassini. E adesso dobbiamo scegliere a chi equipaggiare quest'arma, direi lui. Equipaggiamento. Spada predefinita, che quindi è una barbonata. E ci andiamo a mettere la spada bastarda, che va a aumentare il nostro potere d'attacco. Ok. L'abbiamo inserita, poi abbiamo anche dei biglietti, sto notando. Adesso che possiamo creare armi, reclutiamo altri alleati che potranno usarle. Tentiamo una missione, retaggio, ok. Sì, direi di farci quest'ultima missione insieme, ragazzi, dopodiché ci salutiamo, anche perché credo che stia uscendo parecchio lunghetto. Non pensavo fosse così lungo questo tutorial. Missione retaggio, completa la missione retaggio, vai. E poi il tutorial credo che sia di 4 obiettivi, quindi non lo so, ci facciamo sto tutorial, vediamo un attimino quanto uscirà lungo sto video, probabilmente oltre i 30 minuti. Ah, qua sto leggendo in questo caricamento che le missioni retaggio danno dei punti DNA per sbloccare gli altri personaggi, quindi ok, è così che funziona. Possiamo scegliere se andare su o giù.
Fatemi dare un'occhiata, perché io vorrei capire anche se ci sta qualche baule, qualche scrigno, qualcosa di interessante da poter prendere. Guarda, vai su. Ok. No, però ce l'ha caricato. No, quella è l'agilità. Vai di assassino furtivo, ne abbiamo 4 allora. Ah, gli ha lanciato delle monetine e lui ci è andato per prendere ed è morto male. Interessante. Procederei quasi da questo lato. Qua sopra abbiamo qualcosa, sì. Ci sta un baule e quindi dobbiamo andare su. Scegliamo lui. Andiamo qua. Disattiviamo sta trappola. Ok. E andiamo a scassinare sto baule. Che cos'è? Non me lo dice attualmente. Sembra una pozione. E qua non ci sta nient'altro, quindi a me sta zona non interessa. Andiamoci a prendere nuovamente Aguilar. Posso selezionarlo da qua? Sì, ok, posso selezionarlo anche da qua. E quindi teoricamente facendo così, sì, infatti, ok, quindi non devo andare da lui ogni volta, ma posso selezionarlo anche da là sopra. Passiamo qua. E vai di agilità. Aia, stavamo cadendo malissimo. Ci siamo fatti danno. E vai di assassino. Finché li abbiamo utilizziamoli, sti attacchi da assassino. Anche qua possiamo utilizzare l'attacco da assassino. Sotto non possiamo scendere, potevamo andare là ma non c'è stava nulla. Poi probabilmente potevamo andare qua e ci stava qualche tizio da eliminare. Io la mappa la vorrei completare tutta quanta, ma non so se serva. Vai così. Ci buttiamo fuori dalla finestra, gli lanciamo sempre le solite monetine. Quello va a controllare e muore male. E abbiamo l'ultimo, utilizziamolo. Dai così. Altra finestrella. Ah, questo l'abbiamo fallito. Oh, maledizione. E abbiamo subito dei danni. Vai di doppio attacco, vai. E adesso attacco normale. Ok. Dai, sono abbastanza scarsi, si può fare tranquillamente. Là sotto completiamo la nostra missione. Ma a sto punto, signori, perché non andare anche qua? Andiamo con lui? No, andiamo con lui perché ci sta la trappola. Vai così. Disarmala. Ah, disarmala. Ma perché fallisci? Disarma sta cosa! E niente, non ce la fa. E se provo a passare attraverso? Si è fatto malissimo. Vabbè, non riusciva a disarmarla, quindi che dovevamo fare? Guarda, io direi che potresti andare benissimo anche tu. Vai. Vai di attacco rapido, forza, colpiscilo. Dagli una bellissima mazzata in fronte, che poi è una specie di Ash. Vai con questo per ridurre la sua abilità. Lui è una specie di tank, quello che stiamo utilizzando adesso, Taric. Vai, colpiscilo ancora. Ma immagino che ci sarà decisamente di meglio in futuro. E vai di attacco rapido. Vai così. Ah, attacco rapido ci consente forse anche di attaccare più volte di seguito. Infatti in questa zona non potevamo accedere prima. Cioè ci stavamo skippando metà livello, scusate. Vai così. Io ci provo. Non so se ce la fa. Ce la fa? Ce l'ha fatta, è incredibile. Vai di questo. Come iniziativa? Mi scusi? Ah, ecco. Ok. Poi vai di questo. Perfetto, abbiamo eliminato anche quest'altro. Ulteriore stanza sbloccata, quindi mandiamo lui. Anche se... insomma, non può più scassinare, quindi vai, salta, fallito, aia, bel colpo, vai così, tanto lui ha ancora un bel po' di PV, e poi attacco normale e lo eliminiamo. Ma ci sta per caso un qualche baule da aprire? No, abbiamo fatto il giro? Ma effettivamente un baule qua sotto ci sta, vedete, ci stanno i segreti nascosti, vai così, e niente. Ok, ce l'abbiamo fatta e abbiamo ottenuto 4 di ste pagine, che credo siano quelle per aumentare di livello. Ok,
Ok, poi andiamo a prendere lui e saliamo qua. Ok, attacco doppio, vai così, questo sembra essere parecchio resistente, però dovremmo riuscire ad eliminarlo. Ok, missione compiuta? Ancora no, ancora non abbiamo finito. E là la fine missione, quindi vai qua, vai. E poi vai su con la rapidità, con l'agilità, vai con i salti acrobatici, ok, e saltiamo ancora, vai così. Perfetto, abbiamo fallito, abbiamo subito danni, siamo un attimino messi maluccio, vai così. E poi vai di salto della fede. Ok, ci siamo riusciti? Missione completa? Sì, va bene. Abbiamo subito un botto di danni in questa mappa. E otteniamo 3 stelle anche qua. Non so se bisogna completarlo tutto per ottenere le 3 stelle, però per il momento ci siamo riusciti. Questo? Sono i punti DNA? Sì, credo che siano i punti DNA. Mentre quest'altro che roba è? È una medicina. Ok, va bene. Non so come si utilizza, ma abbiamo anche una medicina. E siamo saliti a livello 4 sbloccando delle monete. Ah, ecco di nuovo quel tutorial. Quindi questi punti DNA ci fanno sbloccare nuovi eroi e ci fanno aumentare di livello quelli già reclutati, quelli che abbiamo ottenuto. Ok, interessante. Puoi anche ottenere frammenti di DNA dai cubi Animus dal negozio. Andiamo ad aprirne uno. Ok, quindi qua è la parte shopposa del gioco. Puoi riscuotere un cubo Animus ogni 4 ore e raccogliene uno subito. Ok, quindi abbiamo un cubo gratuito ogni 4 ore che immagino non contenga nulla di che. Però apriamolo. Figa anche l'animazione. E otteniamo della legna. Legna e poi abbiamo sbloccato un eroe comune. Ok, Costanza. Abbiamo sbloccato Costanza. E 2 pagine del codice. Va bene. E i caricamenti sono abbastanza lunghi. 10 cubi DNA. Abbiamo anche questo qua gratis. Direi di sì. Per formare la tua squadra spendiamo un po' dei crediti Helix appena ottenuti in cambio di un pacchetto più grande di cubi DNA. Questo ce lo sta dando gratis, quindi vai, apriamo 10 di questi cubi. Magari otteniamo qualcosa di interessante, magari otteniamo Ezio. Allora, abbiamo ottenuto Andrea Cortes, un botto di gente effettivamente. Isabel, ma momentaneamente mi sembra che non stiamo ottenendo nulla di che. Luciano, che è il migliore che abbiamo ottenuto finora. Qua sono tutti comuni. E nulla, abbiamo sbloccato 4 personaggi, credo. Però dai, ci sta, ci sta. Speravo in qualcosina di più, ma ci sta. Recluta rara. Eroe garantito. Ok. E chiudi. Quindi ne abbiamo ottenuto un altro, è tipo un 10 più 1. Ma non so se abbiamo ottenuto anche dei materiali, non l'ho ben capito. Costa 1800 punti. Noi volendo ne abbiamo 1900, il che significa che potremmo pullare ancora. E credo che si potrebbe anche rollare l'account per ottenere il personaggio che si vuole, ma anche no. Direi di no per il momento. E poi fatemi dare un'occhiata a tutto quello che ci sta qua sopra. No, dobbiamo uscire. Vabbè, indietro, come non detto. Siamo pronti a iniziare la lotta contro la minaccia templare. È ora di scoprire di più sui piani di Torquemada. Va bene. Credo che questo sia l'ultimo tutorial. Riscattiamo questo anche perché qua dice obiettivi completi 3 di 4. Quindi missione storia, completa una missione storia. Va bene. Siamo proprio all'inizio della nostra avventura.
È possibile avviare diverse missioni da questa mappa. Ok, ma momentaneamente credo che abbiamo solamente questa. Le missioni standard sono utili a ottenere codici per addestrare i tuoi eroi. Le missioni bottino sono utili per materiali e creare nuovo equipaggiamento. Le missioni retaggio sono utili per ottenere frammenti di DNA per potenziare la confraternita. E la missione storia serve per eliminare Torquemada. Va bene, ci sta, quindi facciamo la missione storia. E costo 3, ok, quindi queste pergamene qua sopra, forse noi ne abbiamo 105, e costo 3, in poche parole, è l'energia. E questa è una cosa che a me non piace assolutamente, però ci sta, quindi che dobbiamo fare? Iniziamo. Possiamo anche modificare la squadra, ok, andiamo su modifica squadra. E ci andiamo a mettere Luciano, quindi è il più forte che abbiamo. Ok, vabbè, io mi vado a mettere lui come eroe, quindi conferma. Poi mi vado a mettere Luciano a sto punto. Ok. E il prossimo forte chi potrebbe essere? Andrea? Potenza 150, no, potenza 172, direi questo. Sì, direi propriamente questo qua. Questo, questa. Mettiamo lei. Direi avvia. Costa 3. Noi ne abbiamo 105? O ne abbiamo 3 su 105? Non ho ben capito. Cerca gli indizi. Ne dobbiamo trovare due. Questa è la sala capitolare dei Templari. All'interno dovremmo trovare degli indizi sui loro piani. Ok. Quindi direi di andare con questa inizialmente. Iniziamo sì con... gli attacchi, questi qua furtivi, gli assassini, vai, eliminalo, grandissimo, anche perché aumenta il livello della propria skill, quindi ci sta. Se io provo a scegliere lui, no, lei, oddio, proviamo lei, vai, proviamo lei, sì, direi di fare questo, vai, vediamo che sa fare, che poi è sempre un assassino così furtivo, no? Ah no, lo skippa in questo modo. No, ok, non pensavo lo skippasse in questo modo. Io la gente la voglio ammazzare, anche se credo che comunque ce lo dia valido lo stesso. Proviamo lui? Proviamo lui, dai, vediamo che sa fare. Andiamo di assassino? Questo che fa? Stordisce il nemico con un colpo violento. No, guardi, io farei questo. Vai. Ok, e poi lo stordiamo. Vabbè, ci ha colpito con l'iniziativa, ma l'abbiamo stordito. Quindi possiamo attaccarlo normalmente e lo eliminiamo. E beh, è forte pure questo. È forte pure questo. Quindi quasi io salirei con lei. Voglio provare anche le sue skill. Tipo questo, che è sempre il colpo che stordisce. Iniziativa. Ah no, questo è proprio avvelenamento, l'ha avvelenato male. Vai. Ok. Dobbiamo salire su. Vabbè, salirei con lui. Andiamo su. E facciamo un bellissimo assassino. Non possiamo? Sì, da qua sotto. 74%, vai, secondo me si può fare. Ma perché dobbiamo buttare tutte ste monetine? Ma non possiamo lanciare qualcos'altro? Niente, ci ha scoperto. Maledizione. Vai di doppio attacco. Un PV. Gli è rimasto un PV. Ma si può. Ma come? Schiva pure gli attacchi. Ma mi faccia il favore di morire. Che cos'è? Dai. Oh, eliminato. Abbiamo trovato un indizio, credo. Questa lettera potrebbe contenere degli indizi. È una missiva per un mercante di nome Hasan. Pare che denunci i suoi rivali come eretici. Continuiamo a cercare. Quindi mi sa che il prossimo sarà sto mercante che dobbiamo andare a beccare, no? Sempre se non lo troviamo qua. C'è qualcuno abile nell'aprire sti cosi? Nessuno, più del 30% non facciamo, quindi vai tu. Vai di assassino. Ci riproviamo perlomeno, dimmi che riesce. Niente, ci scoprono. 74% le probabilità dovrebbero essere alla nostra parte, invece ci scoprono. Vai così, ci ha mancato e noi lo colpiamo, eliminato, va bene. Possiamo provare ad aprire questo forziere colpendolo con i pugni?
Sì, ci siamo riusciti. Bottino parziale ottenuto. Ah, ok. Quindi se non lo scassiniamo non otteniamo tutto. Otteniamo solamente una parte di roba. Peccato perché ci stava pure la pozione. Ma loro non sanno scassinare. Sono scarsi. Mi serve quello là che sia abile a scassinare per ottenere ste robe. C'è altro? Ma credo che la mappa l'abbiamo vista tutta. Quindi, boh, senti, scendi qua sotto e proviamo con l'assassino. Questo è il 95%, non puoi fallire. Oh. Un'altra lettera. Ricevute di donazioni da Hassan a Torquemada. Molto più di quanto possa permettersi un semplice mercante. È la seconda volta che viene menzionato il nome di questo Hassan il mercante. Dobbiamo fargli visita, ecco. Lo sapevo, dovevamo andare a cercare questo Hassan. E la missione è compiuta. Ok, quindi credo che abbiamo completato tutti gli obiettivi e anche qua abbiamo ottenuto le 3 stelle. Bene così, continua. Abbiamo ottenuto un botto di roba. Forse dalle missioni storia si ottiene un botto di roba. Interessante. Siamo saliti anche a livello 5, abbiamo sbloccato alloggi, stanza spionaggio e tesoreria. Se non mi fa un tutorial lo vedremo nel prossimo episodio, signori, a che cosa servono. Raduniamoci al nostro quartier generale. Dobbiamo cliccare qua su missioni? Quartier generale, ok. Però, ripeto, ci stanno troppi caricamenti e sono troppo lunghi. È più il tempo che passo nel caricamento che nel livello, credetemi. Io ve li sto skippando perché sennò durerebbe 20 anni sto video. Certo, c'è anche da dire che il mio dispositivo è un attimino così. Ormai non ne vuole più. Devo assolutamente cambiare dispositivo per poter andare avanti a registrare roba perché penso che esploderà a breve. E comunque, costruiamo degli alloggi per riposare e rimetterci in forze. Ah, ok, serve per curarci. Beh, direi che ci sta andare a dormire prima di salutarci, no? E tocca una stanza vuota. Direi di farlo qua sopra l'alloggio, che dite? Costruisci 1000 monete e 250 di legno. Rigenerazione salute globale degli eroi più 50 più 5,50 PS più 1% gli alloggi rigenerano punti salute nel tempo per tutti gli eroi. Ok, va bene, la possiamo poi immagino anche migliorare, quindi non possiamo curarci fra una missione e l'altra, ma dobbiamo andare qua per poterci effettivamente curare. Pizzica o tocca 2 volte per allontanare la visuale. Vabbè, io tocco 2 volte se possibile. Ok, affrontare le missioni a un costo in lettere. Ah, informazioni, informazioni. Costruiamo una stanza spionaggio. Ah, quindi possiamo ottenere anche delle. Cioè, okay, va bene, facciamola qua, stanza spionaggio. Va bene, ci sta. Costruisci, costruisci. Ok. Mi fai un tutorial su questa stanza? Assegna un eroe alla stanza spionaggio per generare informazioni più rapidamente. Tocca lo slot in carico. Quindi questo qua sotto. Devo scegliere lui? Obbligatoriamente? Vabbè, allora vai tu. Sì, ma 9 ore e 55 minuti per delle lettere di spionaggio. Le monete servono a finanziare le nostre attività. Costruiamo una tesoreria. Quindi immagino che poi otterremo anche delle monete d'oro man mano con lo scorrere del tempo. Genera monete d'oro nel tempo, sì. Ok, facciamo una tesoreria. Sembra anche essere abbastanza figa e anche qua dobbiamo inserire qualcuno. Qualcuno qualsiasi? Mettiamo questo? Sì, metterei questo qua. Eccellente, padroneggiamo ogni tipo di missione e abbiamo costruito tutte le stanze del quartier generale essenziali. Riscuotiamo le ricompense e iniziamo la nostra guerra contro Torquemada. Quindi andiamo su obiettivi, riscuoti e completa tutti gli obiettivi, riscuoti. Ok. E
Signori, a questo punto, aspetta, per rinforzare la confraternita diversi tipi di missioni, ottiene risorse, crea armi, affronta diversi tipi di missioni, ottiene risorse, crea armi, usa la stanza d'addestramento, raccogli frammenti di DNA per fare salire di grado i tuoi eroi e roba del genere. Abbiamo anche le ricompense Abstergo, quindi immagino che dobbiamo guardare dei video, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Signori, io direi che per il momento possa anche essere tutto, abbiamo ancora tanta roba da vedere, tanta roba da scoprire, cercare di capire effettivamente come funziona il gioco, ma non vorrei fare un video che duri i secoli, quindi direi che va bene anche così. Spero che questo gioco vi possa garbare. Che dite, ci facciamo una serie? Intanto sicuramente un altro episodio ve lo porto sul canale, poi decideremo insieme. Spero che sia un video abbastanza visto, quindi magari condividetelo perché è molto importante, mi raccomando lasciate un bel like. E nulla, per questo episodio come detto credo possa anche essere tutto, dunque mi raccomando signori, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate like, insomma le solite cose, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!